Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Tia ed oggi siamo in questo nuovo vlog perché, come vi avevo detto in Ask FNAF episodio 5, oggi vi parlerò ragazzi dei doppiatori di Ask FNAF e di come sono cambiati nel tempo. Allora, per quale motivo sto facendo questo video ragazzi? Allora, io quando avevo incominciato il progetto ovviamente avevo preso dei doppiatori che secondo me potevano starci con le voci di quei determinati personaggi, ma poi con l'uscita della Ultimate Custom Night ovviamente si sono scoperte le vere voci dei personaggi e quindi abbiamo dovuto un po' regolarci con quello che avevamo. Quindi ragazzi, alcuni doppiatori sono cambiati e adesso vi racconterò come. Ho questo foglio ragazzi, questo foglio qua contiene tutti i segreti del canale, ma in realtà contiene solamente i doppiatori di Ask FNAF ragazzi. È un po' di appunti di francese se vi interessano, comunque boh. Allora ragazzi, abbiamo un bel po' di personaggi come potete sapere. Allora adesso vi spiegherò rapidamente la logica che seguo per Ask FNAF. Allora, tutti i personaggi principali dei sei giochi che sono stati rilasciati finora, tutti i personaggi principali devono avere un doppiatore diverso dagli altri. Quindi Freddy, Chica, Bonnie e Foxy hanno il loro, anche Golden Freddy. Ognuno di questi ha un doppiatore differente. Poi Withered Freddy, Withered Chica, Withered Bonnie, Withered Foxy, Toy Bonnie, Toy Chica, insomma tutti i Toy, tutti i Withered, Mangle, BB, Puppet, poi cos'altro? Springtrap e i Nightmare e anche Baby, Ballora, Funtime Freddy, Funtime Foxy, Ennard, Scrap Baby, Afton, Lefty e Molten Freddy. Tutti loro avranno dei doppiatori diversi, perché sono quelli che io considero i personaggi principali di ogni gioco, perché ovviamente in FNAF 1 tutti erano principali, praticamente. In FNAF 2, come secondari, ho messo l'Endoscheletro, Shadow Bonnie, Shadow Freddy, JJ, e basta, perché non c'è niente altro. I Pepper Pulse, ragazzi, non si sa se parlano, se sono entità a parte, quindi non li ho messi direttamente. Quindi ragazzi, vi dico, i personaggi secondari possono invece avere un doppiatore che fa già un personaggio principale. Quindi questa è la roba. Quindi magari, esempio stupido, l'Endoscheletro, quello di FNAF 1, che è un personaggio secondario di FNAF 1, lo doppia Davide, che è lo stesso doppiatore di Nightmare Freddy, che in realtà è un personaggio principale. Ma poi, se avete visto i titoli di coda dello scorso episodio, Davide doppiava anche Yendo, che è un personaggio secondario della Sister Location. Quindi adesso vi spiegherò ragazzi la divisione in personaggi primari e secondari. Allora, primari come ho detto ci sono quelli di FNAF 1, FNAF 2, tranne l'Endoscheletro, Shadow Bonnie, Shadow Freddy e JJ. Poi i secondari di FNAF 3 sono tutti Phantom, perché, boh, per quale motivo? Perché allora i Phantom sono le versioni precedenti degli animatronici, sono bruciati. Quindi per Phantom Freddy si utilizzerà lo stesso doppiatore di Withered Freddy, per Phantom Foxy si usa lo stesso doppiatore di Withered Foxy, per Phantom Mangle lo stesso doppiatore di Mangle, per Phantom Bibi lo stesso doppiatore di Bibi, per Phantom Puppet lo stesso doppiatore di Puppet, ragazzi. Quindi boh. Poi i Nightmare sono invece principali. E come vi avevo detto, c'è solo una piccola particolarità nei Nightmare, cioè che Nightmare, Fredbear e Nightmare sono doppiati dallo stesso doppiatore, però non è tanto. Poi ragazzi, in seguito all'uscita della Custom Night, io avevo in origine assegnato una doppiatrice a Nightmare Mangle, ma ora, visto che nella Custom Night fa solo quei tre rumori strani, l'ho resa muta in Ask FNAF ragazzi, quindi anche se non vengono fatte tante domande a Nightmare Mangle, se gliele volete fare vi avviso che sarà muta ragazzi, quindi non avrà un doppiatore. I personaggi secondari di FNAF 4 sono solamente Jacob Bonnie e Jacob Chica, tutti gli altri hanno un doppiatore differente. Poi si passa a Sister Location. Come detto prima, Baby, Ballora, Funtime Freddy, Funtime Foxy e Nard hanno tutti dei doppiatori diversi, quindi sono tutti personaggi principali. Personaggi secondari considero Yendo, Bidibab, Minirina, Bonbon e Bonnette. Questi sono i 5 personaggi secondari di Sister Location. Difatti niente ragazzi, si va avanti. Allora,
Passando invece a Pizzeria Simulator, in cui vengono introdotti un botto di personaggi, i personaggi principali di Pizzeria Simulator sono Scrap Baby, Afton, Lefty e Molten Freddy. Però, visto che Scrap Baby è una... è una, come dire, un modello tipo malmesso di Baby, lo stesso doppiatore di Baby sarà quello di Scrap Baby, quindi cercate di capire cosa voglio dire qui. Lo stesso doppiatore di del Purple Guy sarà William Afton, ad esempio, perché William Afton è il Purple Guy, insomma, ragazzi, quindi si sa. E invece lo stesso doppiatore di Molten Freddy sarà il doppiatore di Funtime Freddy, perché nella stessa Custom Night il doppiatore di Molten Freddy è lo stesso che doppia Funtime Freddy, per questo semplice motivo, ragazzi. Poi abbiamo Trash and the Gang. Tutti loro sono silenziosi, ragazzi. Forse metterò qualche piccolissima frase presa dalla Custom Night, quindi boh, non so, forse vediamo, boh. Poi abbiamo Happy Frog, Mr. Hippo, Orville e Ned Bear. E Pig Patch, sempre mi dimentico Pig Patch. Allora, anche loro sono personaggi secondari. Difatti hanno dei doppiatori che doppiano altri personaggi, quindi boh. Poi ci sono tutti Rockstar. Allora, la particolarità dei Rockstar è che Rockstar Freddy utilizzerà per rispondere alle domande solamente le frasi che dice nella Custom Night, quindi please deposit 5 coins e thank you for depositing 5 coins. Quindi queste frasi qui, ragazzi. Poi abbiamo Music Man, Funtime Chica, Chip, che sono brutti. Anche loro sono personaggi secondari, ma c'è una particolarità pure qui, ovvero che la doppiatrice di Funtime Chica, come sapete, è doppia solamente Funtime Chica, questo è quello che volevo dirvi. E poi ci sono dei personaggi, ragazzi, che non sono degli animatronici, ma sono proprio dei personaggi, no? Infatti abbiamo Purple Guy, Phone Guy, le guardie di tutti i FNAF, che boh, non si sa quanti siano esattamente, Crying Child e il bambino di FNAF 4. Questi personaggi sono personaggi umani. E niente, questa è la roba. Al Purple Guy avete visto nell'ultimo episodio, ho qualche domanda. Nel prossimo ce ne sarà una per il Phone Guy, quindi ricordatevi che esiste il Phone Guy, potete fargli le domande. Il bambino di FNAF 4 e il Crying Child sono più o meno la stessa roba, quindi vedrò se forse fonderli insieme oppure no. Non lo so. In effetti non sono proprio la stessa roba. Non, boh, morirò. Quindi, ragazzi, questo era, vi spiegavo un po' la differenza tra i personaggi primari e secondari. Adesso vi spiegherò invece, vi spiegherò ciò che è accaduto dopo l'uscita della Custom Night. Allora, ragazzi, prima di tutto, alcuni doppiatori, ovviamente visto che è passato così tanto tempo, sono spariti e boh, ho dovuto sostituirli con altri. Però, insomma, nell'ultimo episodio non c'erano tanti problemi, nessuno si è lamentato per i doppiaggi, insomma, quindi questa è la cosa più importante. Poi, la roba di Nightmare Mangle l'ho già spiegata. E vi dico anche questo però, ragazzi, Puppet non sarà più doppiato da Morte Bianca, ma sarà doppiato da una ragazza, ragazzi. Quindi, perché ovviamente il Puppet è nella Custom Night è doppiato da una ragazza, quindi anche noi in Ask FNAF dobbiamo farlo doppiare da una ragazza. Cos'altro? Funtime Foxy, ragazzi, che tanti si erano lamentati nello scorso episodio, Funtime Foxy avrà la voce da maschio nel prossimo episodio, o nei prossimi episodi, insomma. Perché vi avevo già detto, ragazzi, che i doppiaggi di Ask FNAF 5 erano stati fatti un anno prima, ragazzi, quindi prima ancora della concezione più remota della Custom Night. Quindi non potevamo sapere ciò che sarebbe successo. Adesso lo sappiamo, prendiamo provvedimenti e andiamo avanti così. Poi e niente, insomma, questi sono... Ah no, un altro cambiamento è, ragazzi, che Withered Chica, che io avevo scelto di far restare muta, sarà invece doppiata da una ragazza. Quindi, ragazzi, adesso le domande per Withered Chica non resteranno più mute, ma verranno doppiate. Quindi attenzione. Insomma, questi sono i principali cambiamenti. Adesso devo vedere bene come modificare le voci, perché
cioè a me piace un botto modificare l'audio, solo che mi servono ancora un paio di trucchetti di qua e di là per fare proprio un ottimo lavoro. Quindi ragazzi, questo è ciò che è accaduto con l'uscita della Custom Night nei doppiatori di Ask FNAF. E niente, a questo punto vi dico che questo era tutto quello che potevo fare per questo video e anche che noi ci rivedremo sicuramente nel prossimo video.